Non me ne frega niente del copyright, della canzone di Rachele Bastrichi, del copyright dei giornalisti. Però è arrivato a dire una cosa allucinante sul riguardo al fatto di John Cage e riguardo il fatto di John Cage l'esperimento che fece di vedere se nella realtà esisteva il silenzio. Ebbene, l'esperimento è riuscito e il silenzio esiste. Il silenzio non esiste perché John Cage sentì all'epoca, negli anni 30, 40, nella camera eoica, quindi una camera a cui i suoni, i rumori non ci possono arrivare, progettata da ingegneri. Sentiva un suono basso e uno alto. Quello basso la frequenza del battito del cuore e quello frequenze alte, delle frequenze alte in alte frequenze. Erano gli impulsi psichici, gli impulsi del cervello. Allora, scusate, ho chiuso la sigaretta al contrario. E allora, questo fatto, il silenzio non esiste. Il silenzio lo possono sperimentare solo i sordi dalla nascita, i sordi dalla nascita. Perché il suono si propaga talmente forte che pure se lo senti nei primi mesi dove hai l'udito, nella prima vita, tu ti ricordi cos'è il suono. E quindi ti ricordi cos'è il suono? E da qui a pensare che un grande come Goya, no, che viveva in questa realtà parallela, un grande come Goya, un sordo dalla nascita, che non sa la parola, il verbo per distinguersi, e non sa cos'è la musica alla fine. Goya immaginò, era un pittore, lui era un pittore, e immaginò questa realtà. No, questa realtà ucronica di pittore dipingendo questi quadri che sono metà tra la realtà e l'astratto, Goya e le sue visioni, le sue tenebrose visioni di stare nel silenzio, non capirsi con gli altri perché era sordo dalla nascita. Quindi Goya, un pittore che ha dato tutto, si è trovato degli obiettivi nella vita nonostante sordo, nonostante molto avendo un handicap, no? Goya. E la stessa cosa di Inno alla Gioia. Inno alla Gioia Beethoven l'ha scritto quando è cominciato a diventare sordo, che Beethoven da giovane credeva che lavarsi le orecchie con l'acqua fredda facesse bene. Alla fine ha preso un'otite e l'ha fatto, è diventato sordo e ha dovuto fare Inno alla Gioia. Inno alla Gioia è come un software. Inno alla Gioia è come un software. Inno alla Gioia è solo un calcolo che ha fatto lo spartito per creare la sua ultima canzone, la canzone sua più famosa. Appena è diventato sordo, ha fatto la canzone che era ancora tutto perfetto nell'orchestra. È diventato Beethoven, quello che tutti conoscono in tutto, nell'eternità praticamente. Queste persone vanno nell'eternità perché sono degli obiettivi. L'obiettivo mio adesso è accendermi questa sigaretta e pensare a queste cose. A queste cose, non dando al copyright dei giornalisti alla fine, ma è su quello che me lo sono fermato dopo l'esibizione di Rachele Bastrichi. Ciao. Chi c'è più? Angelo, ciao Angelo. Angelo, come si chiama Irno? Tutto a posto? Fatemi sentire su Facebook, su WhatsApp. Ciao.